Allora, oggi parliamo, primo incontro, oggi parliamo di coscienza, di metterci una mano sulla coscienza, di responsabilità civile, e vediamo alcuni primi esperimenti psicologici che possiamo fare, alcune prime tattiche, strategie, tecniche che possiamo adottare per vivere in questi tempi. Intanto, fatemi sapere se si sente. E ditemi se è possibile condividere questo video. Io non vedo la possibilità. Pazienza. Bene, bene. Allora, primo incontro qui su psicologia pragmatica e coscienza di sé. Siccome questo gruppo nasce anche per la situazione in cui siamo, mi sembrava giusto iniziare il dialogo partendo proprio dalla cronaca. Grazie, Manu. Allora, qui parliamo di coscienza e non parliamo solo qui di coscienza, però se state molto attenti, molti in questo periodo stanno parlando di mettersi le mani sulla propria coscienza, no? Di cercare di, come dire, di avere più senso civico, più essere responsabili, più essere coscienti e quindi consapevoli di quello che stiamo andando a fare. Effettivamente questo è un problema. Sì, se vi domandate perché ho questa cosa in mano, tra un po', ve lo spiego, rientra, nelle tecniche. Allora, la coscienza, senza utilizzare grandissimi paroloni, possiamo dire che è una nostra interfaccia, un'interfaccia della nostra mente per andare a relazionarsi con il mondo, con la realtà. Se alcune cose non sono all'interno di quell'interfaccia, noi non ne abbiamo coscienza. È un motivo per cui molto spesso, per esempio, noi assolutamente vogliamo iniziare a fare una dieta, in quel momento ne siamo pienamente coscienti, in quel momento la nostra forza di volontà è al 100%, ma passano 10 minuti, un giorno o la notte, e il giorno dopo invece ci troviamo nell'impossibilità quasi di riprendere nella nostra coscienza attuale quello che c'era nella coscienza del giorno prima, cioè la volontà di fare la dieta, quindi scegliere di non mangiare il croissant o i dolciumi o il piatto di pasta, e ci facciamo trascinare da un altro flusso di coscienza e andiamo a combinare dei pasticci. Questo per dire, perché in situazioni come quella attuale, la paura, l'angoscia, l'incertezza fanno in modo che questi flussi di coscienza ci riguardino un po' tutti, e quindi che in qualche momento noi siamo lì davanti al televisore e a essere molto convinti delle indicazioni che ci vengono date dai media, e quindi dal governo e quindi dagli esperti, le ricepiamo molto bene a livello razionale, ma queste non vanno a sedimentarsi in modo così sostanziale, concreto all'interno della nostra coscienza, e quindi rischiamo il giorno dopo o dopo pochi minuti di combinare una sciocchezza. La nostra coscienza, in effetti, se pensate, si è evoluta nel tempo, così come la nostra mente, così come il nostro corpo. Noi, migliaia e migliaia di anni fa, eravamo una scimmia pelosa che girava all'interno della Terra. A un certo momento abbiamo in qualche modo sviluppato, quasi per sbaglio, una tecnologia altamente vincente che ci ha permesso di diventare noi effettivamente una sorta di virus. Abbiamo in pochissimo tempo conquistato quasi tutto il pianeta. Questa tecnologia che ha fatto sì che avessimo questo enorme vantaggio evolutivo rispetto a tutte le altre specie, è stata il linguaggio. Cioè noi siamo riusciti a parlare e a comunicare tra di noi. Questo linguaggio, guardate bene, è sempre diventato più sofisticato, perché all'inizio era un linguaggio nel presente, cioè davamo dei gesti, dei suoni anche culturali di qualcosa che fosse nel presente. Almeno così ovviamente ci dicono gli storici e gli studiosi, io non ci sono mai stato a quei tempi. Questo linguaggio però siamo andati a parlare di cose sempre più astratte, nel senso che abbiamo cominciato a parlare non solo, guarda, lì ho visto un mammut, andiamolo a provare a cacciare,
Oppure lì c'è una preda, attenzione, lì c'è un predatore, invece dobbiamo scappare. Ma abbiamo cominciato ad evolvere il linguaggio fino a progettare, per esempio, come avremmo cacciato il mammut la volta successiva. Infatti, un mammut che fino a pochi, diciamo, centinaia di anni prima, noi non riuscivamo effettivamente a cacciarlo, grazie al linguaggio siamo riusciti a mettere in atto delle strategie per riuscire a cacciarlo in un modo molto particolare. E questo ha fatto in modo che noi andassimo a uccidere la maggior parte delle specie di grandi dimensioni, all'interno della Terra, del pianeta. Tanto per farvi capire, perché in quel momento gli esseri giganti, tipo mammut, che popolavano il pianeta, non avevano coscienza che un esserino piccolino come noi potesse generare così tanti gravi danni. Minimamente non potevano pensarlo. E hanno dovuto in qualche modo impararlo via via col tempo e avere paura dell'uomo perché loro istintivamente non avevano paura dell'uomo, non potevano pensare che loro con quella grandissima mole potessero soccombere di fronte a un piccolissimo essere, che però invece ben strutturato riusciva a, per esempio, dare fuoco alle foreste, fare in modo che i mammut scappassero all'interno di alcuni crepacci e lì incastrati potessero essere uccisi dall'alto da gli uomini che buttavano giù dei massi molto grandi. Questa è la modalità, non è una metafora, se qualcuno di voi l'ha già colta, fa sì che anche noi adesso dobbiamo prendere coscienza di quello che sta avvenendo, cioè questo coronavirus è ancora abbastanza aleatorio e vedete che in questi giorni comincia a diventare sempre più concreto, non solo per le misure drastiche che vanno a interferire con la nostra vita quotidiana, ma anche perché i media, i social, eccetera, cominciano a parlarne in modo molto più concreto. Il fatto che una comunicazione data, per esempio, dal Presidente del Consiglio sia rielaborata, da, non so, Frank Matano, Fiorello, la Pellegrini, Chiara Ferragni, che sta avvenendo in questo periodo con l'hashtag Io resto a casa, fa sì che comincia a diventare molto più concreto, no? Se ne parla di più, ma se ne parla e in questo modo la nostra coscienza può cominciare ad averci a che fare in maniera molto più fisica e quindi a manipolare meglio un concetto, se volete un meme, che è una sorta di idea che viaggia culturalmente e comincia a farne anche gli anticorpi e a sapere come modificarlo. Allora, la nostra coscienza, dicevo, vi ho lasciato ancora al tempo del linguaggio, e questo linguaggio comincia a organizzarsi e parlando, cominciamo a poter parlare anche di cose astratte e quindi non solo di quello che sta accadendo oggi, non solo di quello che potrà accadere domani, ma quello che potrà accadere anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, eccetera. E oltretutto cominciamo a parlare di cose che non possono accadere e non accadere, ma appartengono in qualche modo al mondo delle idee. Cioè, potremmo, per esempio, cominciare a dire qual è la migliore modalità per andare a caccia, qual è la migliore modalità per coltivare il cibo o qual è la migliore modalità per vivere assieme. Questo tipo di regole e comportamenti non sono più legati a un momento preciso, ma diventano patrimonio in qualche modo dell'umanità. Più passa questo tempo, più la mente umana ha bisogno non solo di confrontarsi con oggetti, con predatori, con prede, con gli altri membri della tribù o della società, ma ha sempre più bisogno di interfacciarsi con le regole della società, no? E in quel caso, quindi la nostra coscienza evolve sempre piano piano per riuscire a maneggiare non più il materiale, il fisico, ma andare a maneggiare anche parole astratte, regole astratte, modi di stare assieme. E capite bene quanto sia importante in questi momenti riuscire a maneggiare bene questa parte. Tanto per farvi un esempio. Vi cito Julian James. Julian James è uno psicologo inglese attuale, contemporaneo, che ha fatto ancora negli anni 80 e 90 delle ricerche molto approfondite, forse iniziando nel 76 la sua prima pubblicazione, per quanto riguarda il tema della coscienza. Lui, ricercando nei testi più antichi, uno dei più antichi testi
occidentali è l'Iliade di Omero o chi per lui, per ricercare come si è sviluppata la mente umana. E ha scoperto che il linguaggio del greco antico di quel periodo non indicava nessun tipo di parola che noi potremmo riportare adesso alla coscienza o alla consapevolezza. Questo è molto strano, cioè Achille e i vari personaggi, Ettore, Agamennone, eccetera, che hanno combattuto la guerra di Troia, vi ricordate, avete visto Brad Pitt nel film, non avevano una modalità di ragionare tra sé e sé. Non è che cominciano a dire, e allora Achille si fermò, prese coscienza o cominciò a riflettere e decise di fare poi qualcosa. Non è che neanche lo stesso Ulisse, al tempo dell'Iliade, perché poi diciamo dell'Odissea è un'altra cosa, non è quell'astuto che ragiona in modo dialogico con se stesso per sapere cosa fare, no? Loro erano in qualche modo guidati da delle sensazioni fisiche, quasi da delle divinità, che si impossessavano, sembra quasi di loro, e li portavano a fare qualcosa. Succedeva qualcosa all'interno del loro corpo che li conduceva a fare qualcosa. Allora, la teoria di questo psicologo è che al tempo l'uomo non avesse la coscienza così come la intendiamo noi, ma non stiamo parlando di migliaia e migliaia di anni fa, stiamo parlando di ieri l'altro quasi. E al tempo degli antichi greci, di quelli antichi greci, noi vivessimo con una mente che lui chiama bicamerale, cioè una mente più esecutiva e una mente invece che allucinava delle voci proprio interne che dava delle indicazioni agli uomini di come comportarsi. Quindi la nostra protocoscienza effettivamente nasce come una sorta di voce allucinata che ci diceva: ehi, guarda, vai ad attaccare Troia, oppure ehi, scaglia una freccia sul tallone di Achille, no? Capite che quelle che adesso gli psichiatri vorrebbero chiamare allucinazioni, all'epoca erano invece il funzionamento quasi normale della mente umana, che nei momenti di difficoltà, dove cioè non poteva comportarsi quasi come un animale sociale, andava a sopperire la funzione di scelta, di decisione, con un'allucinazione che gli diceva fai questo, no, fai l'altro. Perché era abbastanza più semplice trovare una scelta in questo modo. Il cervello si era evoluto in questo modo. È abbastanza affascinante. Se volete, poi vi linko il nome esatto del libro, che è Il crollo della mente bicamerale. È un libro che consiglio molto di solito agli insegnanti di greco, latino, di italiano, perché dà la possibilità di rileggere poi i testi antichi in un modo molto bello, molto, molto utile, assieme a tutte le varie argomentazioni che solitamente loro fanno. Ma questo per noi è molto utile, ci fa capire quanto per l'economia della mente umana, proprio del cervello umano, se volete, noi preferiamo che ci sia qualcuno che in momenti di crisi ci dica fai questo, no, fai quell'altro, questa cosa non si può fare, no? E questo in questo momento è una cosa che noi sentiamo molto, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica fai così, no, fai colà. Questo siamo portati in qualche modo a seguirlo di più, però giustamente come qualcuno dirà, non è sempre così, anzi proprio in questo periodo stiamo vedendo che per quanto noi si dica alle persone, noi oppure i tecnici, gli scienziati dicano alle persone dovete comportarvi in un certo modo, poi non lo fanno. E come mai? Adesso andiamo avanti un po' con la storia della coscienza e così do qualche spunto. Perché quando la civiltà poi diventa sempre più complessa, gli automatismi e anche queste voci, diciamo, allucinate esterne, cominciano a non bastare più. C'è sempre più bisogno che l'uomo rielabori più informazioni. Non c'è un sì o no, faccio o non faccio. C'è un qualcosa in più. Le scelte non sono due, ma sono sempre multiple. Allora, questo bisogno evolutivo che l'uomo aveva proprio perché si stava organizzando in società complesse di scegliere più velocemente e in modo anche più proficuo, più utile, fa
in modo che queste voci allucinanti prima o poi si stacchino quasi dalla coscienza umana. L'uomo non le percepisce più come proprie, come una sua modalità di funzionamento, ma la percepisce sempre di più come delle divinità. Queste divinità che sono esterne e a cui poi l'uomo in qualche modo afferisce. E man mano che va avanti, il ricercatore inglese Julian James va a scoprire quanto prima le persone erano proprio con il Dio, cioè proprio ascoltavano la voce del Dio e la sentivano, ma proprio in modo molto forte, no? E successivamente invece, essendo questo esterno, cominciavano a ipotizzare ovviamente l'idea del Dio, immaginare il volere del Dio, ma non tutti, e poi in quel progredire quasi più nessuno riusciva a sentire effettivamente il Dio che doveva comunicare tramite i profeti, i testi, eccetera, le leggi, no? Che venivano scritte perché poi le persone potessero rispettarle. Cioè, questa parte, come dire, normativa, legale, in qualche modo, dello stare assieme, del vivere in modo giusto, era affidato a un essere supremo, esterno, che era appunto una divinità. E anche qui, finché noi abbiamo questa possibilità di ascoltare, il divino, abbiamo anche la possibilità di deresponsabilizzarci e dire Dio vuole così. Oggi sentivo un'intervista, uno scherzo di Frank Matano, non so se lo conoscete, è quel comico di Italian's Got Talent, che ha fatto una telefonata a una signora per salutarla in periodo di coronavirus da casa, e la signora, una signora anziana, lui ha fatto un numero a caso, hanno giocato assieme, facendo anche i cruciverba, e poi salutandosi lui ha chiesto: ma signora, ci può dare qualche consiglio, qualche suggerimento? E lei ha detto: beh, finché Dio vorrà, noi andremo avanti, no? Questo grande valore, questa grande fiducia che c'era un tempo, adesso sempre un po' meno, nel divino, e sentirlo proprio non come una cosa che faccio la domenica, ma una cosa che governa, la mia vita, aiuta molto le persone a seguire quello che bisogna fare, no? Dio ha detto che si fa così. Punto. Ok? Si fa così. Invece le democrazie poi evolvono sempre in un modo differente. L'uomo gli si richiede di essere sempre più responsabile di se stesso. La società greca si basa molto anche sul concetto di areté, quindi una sorta di modalità di esprimere al meglio se stessi, di svolgere un'azione nel nostro miglior modo, di svolgere la funzione migliore di quell'oggetto o di quell'animale, eccetera. Quindi andare sull'ottimizzazione di una performance, se volete, specifica e funzionale e contestuale di una situazione. Però in epoca romana, e sapete che l'urbe romana diventa un impero, quindi diciamo, stiamo parlando di cose sempre più complesse. Questa cosa si tramuta nelle virtù che noi tutti conosciamo, no? Però le virtù non hanno questo senso di semplicemente forza eroica, no? Vis robulis è forza, e da lì anche virtus, no? Ma non c'è solo questa sorta di forza eroica, è anche una forza intellettuale, ma anche morale, una forza civile, perché l'uomo romano per vivere lì ha bisogno di una coscienza strutturata non più nel relazionarsi con le sfide del soggetto e basta, ma delle sfide, se volete, del cittadino, di un uomo che ha una società, un impero, una città, delle classi sociali molto complesse, e quindi necessita che la propria coscienza abbracci questa complessità. E per abbracciare questa complessità bisogna che la coscienza sia una coscienza anche morale, quindi da mos morales, quindi dai costumi degli antichi, quindi che abbia dentro la sua coscienza: guarda che questo è giusto, guarda che questo è sbagliato. E quindi le virtù dell'uomo sono delle virtù anche di responsabilità. Quindi ai tempi dei romani essere fighi non era fregarsene della legge e andare fuori e bersi l'aperitivo, ma ai tempi dei romani essere fighi significava rispettare la legge, sapere quanta importanza, quanta
quanta figaggine c'è nell'avere nell'assumersi una responsabilità sociale, civile per il proprio Stato, se volete, no? Infatti, vir, che significa uomo in latino, è un uomo che quindi si lega anche a virtute e a virtù, quindi a forza. Non è il macismo, è la crescita di un uomo che, diciamo, che diventa cittadino. E in questo caso, questa cosa ce la portiamo dietro perché noi latini, noi italiani, a differenza per esempio degli inglesi, abbiamo questo duplice significato di coscienza. Una coscienza dove mettersi la mano nella propria coscienza, aver coscienza delle cose che stai facendo, e una coscienza poi, se volete, più neuroscientifica, che è quell'interfaccia mentale che si può magari andare a studiare in diversi modi, anche diciamo più scientifici dal punto di vista delle scienze fisiche o mediche. Però questa differenza fondamentale che abbiamo noi italiani è proprio che noi nella parola coscienza abbiamo inserito anche la moralità. Quindi abbiamo inserito proprio nel lemma, nel lessico, nella parola stessa, il fatto della civiltà, il fatto della responsabilità civile. E quindi quello che dobbiamo fare fondamentalmente è prendere un po' più di atto e trovare delle strategie per fare in modo che questa nostra coscienza cominci ad abbracciare anche le cose che stanno avvenendo. Adesso io ho parlato un po', adesso poi se avete delle domande scrivetele che poi io le leggo, se volete condividere la cosa condividetela pure, e se avete dei suggerimenti, informazioni, persone da contattare, eccetera, inseritele che poi le coinvolgiamo nei prossimi incontri. Cosa vi dicevo? Sì, vi dicevo che intanto. Perché sto utilizzando questa pallina? Perché una delle cose importanti è dividere il sapere da cosa sono conscio. Io posso sapere una cosa e in qualche modo la immagazzino nella mia memoria come le cose giuste da fare. Però, come vi anticipavo prima, non è detto che siccome io ho immagazzinato le cose giuste da fare, una tra le cose giuste da fare, poi io ne sarò sempre conscio per tutto il resto della mia vita. Okay? Soprattutto se quella cosa è una cosa nuova. Perché noi non funzioniamo così. Noi siamo ancora esseri proprio animali. Quindi, mia figlia, per esempio, quando ha imparato ad andare in bicicletta, non è che io l'ho messa davanti a me, le ho parlato, le ho detto: guarda, per andare in bicicletta bisogna fare così così, bisogna fare così, poi devi utilizzare questo tipo di forza per spingere il pedale, devi utilizzare questo altro tipo di forza per tenere il manubrio, cioè, no? Tu la prendi, la metti in bicicletta, la spingi, la tieni avanti e lei impara facendo la cosa. Perché la nostra coscienza è differente dal nostro raziocinio, no? Dalla nostra capacità di imparare o leggere delle cose. Cioè la nostra coscienza è fatta molto ancora di cose proprio materiali, fisiche. Se noi la confondiamo con semplicemente il sapere, facciamo un grandissimo errore, perché anche nel mondo delle idee noi possiamo considerarci altamente intelligenti, no? Oh, mi hanno detto di fare così, io lo so, l'ho capito. Ah, io questo l'ho già capito, no? Allora, quando noi arriviamo a porci nella situazione, a questo l'ho già capito, è un problema, perché la nostra coscienza non funziona con ho capito, non ho capito. Anzi, come un sacco di esperimenti scientifici che magari vedremo le prossime volte, noi molto spesso ci riteniamo molto più intelligenti di quello che siamo. Siamo invece altamente stupidi. Io non dico che voi siete stupidi sempre, nemmeno io magari, però quanti momenti della giornata dimostrano che noi in quel momento non eravamo proprio al massimo, no? Allora, dovete sapere che io, mentre faccio le live, ho notato che molto spesso mi tocco la barba. Mi strofino, cose così. Perché lo faccio? Probabilmente per stress, perché non so, sono qua da solo che parlo davanti a un cellulare, non è una cosa magari normalissima, sono imbarazzato, non lo so. Ok? Qualche dinamico però potrebbe fare un altro tipo di interpretazione. Ma visto che in questo caso, in caso di coronavirus, toccarsi il viso è qualcosa che sconsigliano, non sarà la cosa migliore, ma io cosa posso fare? Posso dire: oh Luca, guarda che non devi toccarti la barba, punto.
Ma io non ne sono sempre cosciente di dove si muovono le mie mani. Ok? Io non sono sempre cosciente delle cose che faccio. E se io dovessi essere sempre cosciente di dove ho le mani, è ovvio che comincio ad essere meno cosciente delle parole che dico. E magari comincio a sborbottare delle cose ancora più a caso. Allora, banalmente, si trovano dei suggerimenti, dei rimedi stupidi. Stupidi, ma non bisogna aver paura di considerarsi di stupidi. Avere questa pallina in mano, che è un vecchio ricordo di quando volevo fare l'artista di strada, avere questa vecchia pallina in mano mi permette di non toccarmi il volto durante le live. È una cosa scema? Non lo so, io non so quante volte magari l'avrò fatto lo stesso senza rendermene conto, però magari l'ho fatto il 70% delle volte in meno rispetto a fatto quelle volte in cui non avevo questa pallina. Quindi ricordatevi che la vostra coscienza è qualcosa che ha bisogno di qualcosa di concreto con cui avere a che fare, e se avete delle buone idee da voler seguire, tappezzate il vostro ambiente, tappezzate i vostri portafogli, i post-it, legatevi le mani in modo da non fare cose stupide. Questo vale non solo per voi, ma anche per i vostri figli, per esempio, i vostri allievi, nipoti, mariti, eccetera. Dico mariti perché la mia coscienza esterna solitamente è mia moglie. E ricordatevi che non basta dire le cose, non basta sapere le cose, bisogna che le cose abbiano un contatto esperienziale e fisico con la nostra coscienza, soprattutto quando sono nuove. In questo caso il coronavirus. Avete visto quante immagini abbiamo visto noi in dicembre sul coronavirus e gennaio in Cina? Cioè, cose estreme, ma lo percepivamo distante, distante, perché fisicamente non era qui da noi e la nostra coscienza non si era ancora strutturata per abbracciarlo. Come detto, la mente si deve evolvere così come il corpo, e questo meme, questo virus mentale, psicologico, sociale che sta viaggiando, che ha creato angoscia, paura, timore, ha bisogno di essere anche, come dire, mi sono toccato, di una coscienza che lo possa abbracciare fisicamente. Quando capite, per esempio, che dovete lavarvi le mani, io in studio ho preso una delle salviettine igienizzanti e me le sono messe sopra la scrivania. Okay? È più facile che io me ne ricordi perché è sopra la scrivania che dentro il cassetto, perché se sono dentro il cassetto io non le vedo e non posso, durante il colloquio con una persona, star lì a pensare troppo al coronavirus. Okay? Meglio che mi concentri sulla persona. Per esempio, in studio da me bisogna avere le sedie più distanti di 1,80 m. E quindi questo lo manteniamo, no? Cioè, fare in modo che, se noi organizziamo gli spazi, sono i consigli semplici che vengono dati, per esempio, per chi vuole fare le dirette, per chi vuole bere 2 litri di acqua al giorno, no? Cercare di fare quello. Perché funzionano? Perché nella nostra coscienza si deve entrare una routine, un'abitudine che prima non c'era. Era solo magari nel nostro sapere, in quello che ci avevano detto o in quello che noi ritenevamo giusto fare. Avete qualche domanda? Non so, adesso scusate che vi do un'occhiata. Marinella, Patrizia, Isabella, Manuel. Allora dovete sapere che se io e Manuel Mauri, che è un collega, uno psicologo, uno psicoterapeuta, un ipnotista, anche un insegnante di yoga, insomma, è un professionista con un sacco di competenze, ci stiamo organizzando per fare una live mercoledì, in cui daremo intanto qualche consiglio. Manuel ci aiuterà a dare qualche consiglio anche per tecniche di rilassamento, per affrontare lo stress o quant'altro. Se voi volete contribuire a questi incontri che facciamo online, oppure conoscete qualcuno che ci potrebbe dare qualche consiglio, vediamo come coinvolgerlo, coinvolgetelo anche voi, passategli contatto e quant'altro, siamo qui a disposizione. Cosa state facendo intanto? Sto guardando, nessuno scrive niente o mi sono bloccato io? Invita nel gruppo. Ah, vedi che si può fare così. Bene, allora,
Domande non ce ne sono. Io sto riposandomi, Mariella, molto bene, molto bene. Penso che sia molto, molto utile trovare il tempo in questi momenti di prendere le cose veramente con coscienza. La nostra coscienza ha bisogno di tempo per abbracciare quello che sta accadendo. Siccome il meccanismo, sentirete molto parlare di paura in questo periodo. La paura solitamente è un'emozione che noi abbiamo per qualcosa che ci accade in quel momento, di cui abbiamo coscienza di quello che sta accadendo. In questo caso, forse i termini più corretti sono angoscia, ansia, incertezza, perché l'oggetto non è ben determinato, proprio perché questa cosa dell'infezione del coronavirus ci mette in agitazione. Quindi lasciate semplicemente tempo alla vostra coscienza di poter rielaborare, come se fosse il corpo che debba rielaborare un movimento strano, nuovo, che debba impararlo. E semplicemente, se avete un po' di ansia, timore, incertezza, è normale, bisogna prenderselo, darsi tutto il tempo perché questa cosa venga rielaborato. Non fate finta che non ci sia, ma non preoccupatevi se siete un po' spaventati, ok? O siete un po' infastiditi. Parti di noi stessi in questo momento sono limitate e quindi siamo preoccupati per il lavoro, siamo preoccupati per la salute, siamo preoccupati per i nostri cari, siamo infastiditi chi magari tra di noi è un po' più attivo, un po' più fisico, chi tra di noi magari fa un lavoro molto più sociale oppure è più a contatto con le persone o gli piace stare in modo particolare a contatto con le persone, sicuramente adesso ha bisogno di un po' di tempo per riprenderci. Prendete tempo, prendete semplicemente, in modo molto semplice, proprio tempo. Lasciatevi del tempo come se aveste i muscoli che vi fanno male. Tecniche tipo la meditazione o la consapevolezza aiutano molto a rilassarsi e mercoledì ne vedremo assieme. Intanto, se voi avete dei suggerimenti da dare qui sotto la live, anche dopo che la live sarà finita, oppure durante il gruppo, ce li scambiamo un po'. Io piano piano arrivo e cerco di filtrare alcune cose, perché ovviamente non diamo consigli medici se non siamo medici. Non diamo consigli psicologici se non siamo psicologi, eccetera, però se voi dite guarda, io sto risistemando l'orto, ecco, questa è una cosa interessante, no? Si fanno i lavori di casa, chi ha delle aziende sta ristrutturando le aziende, c'è chi ristruttura il sito internet e per esempio ho parlato con una scuola di psicoterapia in cui farò lezione domenica. E giustamente si deve fare online e questa è stata un'occasione per loro per acquistare un programma e testarlo di docenza online molto interessante dove in futuro faranno un sacco di convegni e conferenze. Capite che prima non c'era questa necessità e adesso c'è la possibilità invece di invitare non so, speaker da tutto il mondo in conferenza con anche gli studenti del corso. Già avendo pagato la spesa del software, no? Quindi ci sono delle cose ovviamente positive, ma ci sono anche quelle negative e, come dire, le vediamo. Non mi sembra che siano una tragedia per il momento dal punto di vista psicologico, penso che siano molto molto complicate dal punto di vista economico tra un po', e per questo è meglio che quando ci sarà anche una crisi economica, sociale, quant'altro che verrà, insomma, avanti, noi riusciamo a essere sereni. Ci aspetta una lunga, lunga maratona di 1 mese, 2 mesi, quindi la compiamo inizialmente un passo davanti all'altro. Uno dei primi passi da fare è lasciare che la nostra coscienza cominci la nostra, anche quella dei nostri vicini, a avere a che fare con questa cosa astratta, con questo nome astratto, con questo coronavirus, e poi lo farà diventare invece un qualcosa di bello solido, e quando diventa solido è più facile da maneggiare. Allora, Marinella sta riposando. Isabella dice: diamoci tempo. Eh sì, quindi diamoci tempo, sì, penso che sia quello. Patrizia, la mancanza di conoscenza di ciò che sta avvenendo spaventa. Esatto, è proprio l'incertezza.
Ma se ci pensi, Patrizia, adesso faccio un esempio scemo, ma io non è che posso farne di più. Ecco, l'idea di considerarsi scemi o stupidi è una cosa interessante, perché dovete sapere che gli scemi, gli stupidi sono quelli che sorridono di più. E in questo momento in cui non possiamo abbracciarci, stringerci le mani, fare queste cose che a noi italiani piacciono molto, possiamo almeno sorridere. Allora abbiamo un sacco di modalità per salutare, sapete, la gente. Ehi, ciao, ehi! Quelle modalità sono proprio tipiche nostre, le stiamo scoprendo sempre di più. Allora, Patrizia, ritorno a te però. Ah sì, la mancanza di conoscenza di ciò che sta avvenendo spaventa. È proprio questa incertezza, no? Perché non riusciamo ad abbracciare. Però tu hai un telecomando, la televisione a casa, no? Io quando cambio canale, senza andare su, non so effettivamente qual è il processo che fa in modo che il telecomando riesca a raggiungere la televisione e faccia cambiare canale. Uno mi dirà un'onda elettromagnetica, un'onda infrarosso, quello che vorrei, e io dirò, ah, un'onda infrarossa, ah, certo, ma effettivamente io non so, cioè, mi ha dato una parola, ma io non so effettivamente come funziona. Com'è che la mia antenna della televisione prende questo benedetto segnale e lo tramuta in un'immagine? Io non lo so. Cioè, tutte le parole che mi vengono dette non è un sapere vero, okay? Non lo so, probabilmente poi ovviamente un fisico, un ingegnere, eccetera, lo saprà molto meglio di me, ma io non lo so. Però siccome continuo a schiacciare il bottone e continua a funzionare, la mia televisione funziona, io non mi pongo nemmeno più la domanda. Cioè, non so come funziona una cosa, ma mi abituo al fatto che parte un segnale. Ah, va bene, ok? E la stessa cosa è così, ok? E la stessa cosa è così, cioè noi non sappiamo che tempo farà tra 3 settimane, ma sappiamo che ci siamo già passati un sacco di volte e ci siamo abituati, cioè la nostra coscienza con questo tipo di incertezza l'ha fatta diventare una consuetudine e quindi non ci preoccupa più di tanto perché siamo sopravvissuti. Adesso quello che noi dobbiamo fare in modo difficile è fare in modo che la nostra parte più ragionevole della coscienza sia quella di: mi affido a quello che dicono gli esperti. Adesso gli esperti hanno una responsabilità di dire cose scientificamente corrette, pochi mi sembra che ce lo stiano facendo, e il governo e i politici hanno la responsabilità di prendere quelle cose scientificamente corrette, di farci un'idea, un'azione politica, civile in qualche modo, e di comunicarci nel miglior modo possibile le cose. Ecco, in questo caso mi piacerebbe sentir parlare molti più politici o responsabili della comunicazione o sociologi della comunicazione o psicologi del marketing che magari siano esperti in quel settore e quindi che sappiano gestire la comunicazione dal punto di vista scientifico, perché i medici di solito non lo sanno fare e i politici abbiamo. La Serena, io sto studiando l'orto. Brava Serena, buono, molto bravo, molto bravo, molto bravo. Serena, potresti essere coinvolta anche tu in futuro e magari ti puoi preparare un argomento, io ti intervisto su qualcosa e magari dai un po' di informazioni utili al gruppo. Se non come psicologa, magari come si dice? Ortaiola, contadina, giardiniera, come giardiniera sott'olio o sott'aceto. Va bene, battute a parte. Marinella, a me sembra un periodo di ferie, pochissime persone in giro. Eh sì. È un periodo di ferie in cui ci sono delle persone però che sanitarie, anche noi siamo all'interno delle professioni sanitarie, ma in questo periodo non siamo così tanto utilizzati magari come potremmo, dovremmo essere, però i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari sono sotto grandissimo stress e stanno lavorando tantissimo. Sentivo anche in Lombardia gli operai, gli idraulici, eccetera, che stanno costruendo delle cose in più. Quindi quello che dobbiamo cercare di fare in modo noi è trovare degli strumenti per cui si possa essere molto efficaci, ma si lavori molto sull'efficienza. Cosa significa? Significa riuscire a fare un qualcosa, cioè a produrre quello che dobbiamo produrre, ma dall'altra parte non aggiungerci lo stress non necessario, no? Quindi fare delle cose che per forza ci portano ansia, stress o difficoltà, ma riuscire in qualche modo a utilizzare solo l'energia necessaria per compiere quell'azione e non quella in più. Quindi
riuscire a restare emotivamente concentrati. Assieme a questo, penso tanto, per esempio, agli imprenditori che sono in un periodo, gli esercenti, i commercianti, sono in un periodo molto molto difficile, e lo stesso anche i dipendenti stessi, sono in un periodo difficile per tutti. Bisogna cercare di trovare il giusto equilibrio tra il senso civico, la responsabilità e quello che ci aspetta. Quindi anche il fatto che molte famiglie, per esempio, dipendono da delle attività che ci sono qui in zona, penso poi in zona di tutta Italia. Allora, vediamo un po'. 3 quarti d'ora, mi sembra che ne sono più che sufficienti. Se avete qualche altra domanda, io sono qui. Se no, vi aspetto, penso per mercoledì prossimo alle 2. Potrebbe essere un orario in cui io e Manuel Mauri, se riusciamo a far funzionare la richiesta, ma mi sembra di aver trovato il bottoncino giusto, Manuel, ci colleghiamo e lui ci parlerà, adesso lo struttureremo un po' meglio, però chiederò a Manuel se ci dà una mano a trovare delle modalità più utili per la gestione dello stress. E, se avete trovato utile questo video, lo potete condividere. Se ci sono delle domande, ponetele qui o anche all'interno dello stesso gruppo. Facciamo in modo di raccogliere più informazioni. Se conoscete dei professionisti, degli esperti, non solo psicologi, ma che ci possono dare una mano a portare materiale e contenuto di valore, metteteli pure in contatto oppure fateli aderire, insomma, a questa iniziativa. Io vi saluto. Vi mando un sorriso e ci vediamo alla prossima.